Io mi sento in imbarazzo davanti alle telecamere, raga. Che stiamo andando all'Atlantico a suonare. Oh, stiamo andando all'Atlantico a suonare. Siamo in macchina, stiamo andando a prendere il batterista Katak e dirigerci all'Atlantico, che ci abbiamo, siamo un check tra un'ora. Comunque il limoncello dobbiamo comprare. No, prezzi, dobbiamo comprare il limoncello. Ma che cosa? Ti porta bene la cosa? Sì, l'ultima porta bene. L'ultima volta Ciccio si è sentito male. No, una volta non l'avevamo comprata. Appunto, anzi, tocca comprare il Coca-Cola. Dobbiamo avere il limoncello. Ti pare che mi ha chiesto se avevo 18 anni di comprare sigarette? Ci prendo questa sera, anche durante tutta. Fantastico, fantastico. Io sono spaccato. Oh, lo compro una boccia di limoncello. Acquisto dei noise painters, Coca-Cola gigante, scaramantica, porta sempre bene prima dei live, se non ci penso io non se la comprerebbero. Quello che si chiama limoncello, che fa cagare al cazzo. Buono il limoncetto di sorrento. Tipo le Hogan col cappello di paglia, il centro del cazzo. Lui accetta. Sto super carico stasera, raga. No, serio, super carico. Possiamo fare il pezzo più figo che abbiamo mai fatto stasera. Il mio pezzo preferito. You don't wanna know what's going on in the other room. Ispirato a una scena di Criminal Minds. Siamo a sfascio là comunque. Cioè, ufficiale. Sì. Ma bella! Stanno tutti a guardare a me. Ma che cazzo guardate a me? Nella pedaliera. No, siamo un po' a chiudere, siamo questi discorsi tecnici del cazzo, sono musicisti noiosi tra l'altro. Raga, adesso vi dobbiamo fare una confessione. Noi il batterista l'abbiamo trovato così. Il filippino dell'Atlantico, che adesso pulisce col mocio l'Atlantico prima della serata. Che scena, ma ha finito il limoncello per te. Non si può campare così. Stop.